Buonasera amici telespettatori e benvenuti a questa serata speciale che vogliamo fortemente col cuore dedicare agli amici Fratres. Avete visto prima il promo che ci ricordava che in questa serata, proprio in questo martedì 28 novembre, avremo organizzato appunto questa diretta TV per mettere in risalto il grande lavoro dei nostri donatori di sangue Fratres. E io voglio subito presentare questa bella platea di ospiti che ci accompagnerà in questa lunga serata. Abbiamo bene tre blocchi dove potremo e potrete naturalmente anche confrontarvi, potrete anche intervenire attraverso un cellulare che abbiamo messo a disposizione con l'SMS che potete leggere in video, ma subito voglio presentare gli ospiti di una serata che ha il suo titolo ben in evidenza anche in grafica, lo vedete, Fratres e Valdano, di questo parleremo, e 50 anni di solidarietà verso tutti, è proprio questo il concetto, lo slogan che vogliamo mandare in onda in questa serata. Io ringrazio l'organizzatore di questa puntata speciale, il presidente provinciale Fratres, quindi presidente di Arezzo, Pietro Ganganelli. Buonasera Pietro. Buonasera, buonasera, grazie, Giovanni. Grazie per essere con noi. Alle spalle vediamo anche le varie slide, le varie foto, le varie immagini che ritraggono i simboli del gruppo Fratres, il sangue, Pietro, perché è così importante credere in questa missione vostra, in questo obiettivo vostro, in questo sogno anche che avete e che inseguite ogni giorno. Presidente. Certo, buonasera innanzitutto ai telespettatori, grazie Giovanni per averci dato questa possibilità. Davvero un piacere. Perché per noi essere presenti, farci vedere, farci conoscere è importantissimo per poter diciamo diffondere quello che è la nostra missione, quello che è il nostro impegno. I primi gruppi Fratres nascono in Toscana fin dagli anni 50 e poi da lì si sono diffusi non solo nella nostra regione ma anche in tante altre regioni d'Italia fino a raggiungere oggi la cospicua cifra di 600 gruppi, 600 associazioni che in Italia si impegnano quotidianamente affinché nei nostri ospedali non venga mai a mancare il sangue. Ecco, naturalmente voi vi individuate verso gli ospedali del territorio, parliamo del San Donato di Arezzo per quanto riguarda la parte televisiva che tra un attimo presenteremo, certo. E poi l'ospedale della Gruccia del Valdarno che accoglie gli altri Fratres del territorio, certo, così Presidente? Certo, sì, perché noi nella provincia di Arezzo abbiamo 26 gruppi, sì. 26 belle realtà, mm-hmm. E questa sera in questa trasmissione, certo, sono coinvolti i gruppi del Valdarno. Li vogliamo presentare già adesso, Presidente? Volentieri. Allora, volentieri. Qui alla nostra sinistra, se la regia ci può seguire, abbiamo un Presidente appassionatissimo, tra l'altro Fratres Laterina, è vicino a un traguardo importante, 50 anni di vita, grazie allora al nostro ospite Luciano Gennaro. Buonasera Luciano. Buonasera a tutti, buonasera. State preparando questo 50esimo, insomma, sì, prossima, sì, primavera, è così? Sì, maggio, 13 maggio. Poi magari se vuoi ci darai qualche anteprima, volentieri, qualche anticipazione. Volentieri. Chi non conosce Antonio Testi, vorrei fare un sondaggio, guarda, proprio sarebbe, è vero Pietro? Sì, no. Sì, sì. È stato un personaggio che ha diffuso il senso e il valore d'appartenenza al gruppo Fratres. Antonio Testi da Castiglio Fibocchi. Antonio, sei contento di essere con noi questa sera? Sicuramente, perché quando ci si trova in gruppo così, fra amici, a divulgare quelle che sono le nostre idee, soprattutto per fare del bene alle persone, è sempre, sempre bello. Perfetto. E poi una professionista, una dottoressa, un personaggio che ringraziamo per la sua presenza, la dottoressa Cristina Paci, responsabile centro trasfusionale Ospedale del Valdarno. Grazie, dottoressa, per essere con noi. Buonasera, lei grazie già conosce a voi. Questi studi, però è vero, è stata più volte ospite, sì, di qualche in famiglia, volta, sì, sì. È di casa, sì, diciamo, sì, così, sì, eh? Sì, li conosco. Anche il suo sorriso che naturalmente ben si dispone su chi dona il sangue. Dall'altra parte cominciamo da Ponticino, il presidente molto amato, devo dire, Massimo Borri, è vero che sei amato? Spero di sì. Oddio. Ponticino giovanissima, vero? E che, sì, succede Massimo? Sì. Siete tanti, ma, vero? Beh, insomma, ci siamo dati da fare, la gente ha risposto e quindi siamo, diciamo, quasi ai vertici, sì, della provincia di Arezzo. Diamo i numeri, Ponticino quanti soci? Quanti 680 più o meno. Laterina risponde con quanti, con quale numero, Luciano? 193. Scusami? 193. Castiglioni? 261. Insomma, sono numeri pesanti, importanti, eh? Siamo di, sì, fronte a che cosa, Pietro? A un gruppo di persone serie che sono seguiti dagli associati, dai donatori, sempre lì sul pezzo, è questo il loro segreto? Eh sì, è molto importante questa mobilitazione quotidiana dei nostri presidenti, dei nostri responsabili delle varie associazioni, perché di donazione di sangue non è che poi se ne parli molto in giro.
E la presenza capillare dei nostri gruppi fa sì che questo importante tema non venga dimenticato. C'è una ragazza molto carina, bionda, una ragazza straordinaria. Lei vive un'esperienza, non so neanche come definirla, veramente proprio difficile, vero Pietro, trovare le parole sulla vita di questa ragazza. Sì, sì. Poi dovrai raccontarcela, Francesca. Volentieri. Francesca è con noi, D'Urso, grazie D'Urso. Francesca. Abiti a? Buonasera, Marciano della Chiana. Ma ti conoscono tutti anche a te, la tua storia è mai... Sì, diciamo che comincio a essere popolare. Te puoi dire che la mia vita è grazie ai donatori? Io posso veramente dire che la mia vita è tale grazie ai donatori di sangue. Ma perché? Ci spieghi perché? Perché fin dall'età di 4 mesi e mezzo io vivo grazie alle donazioni di sangue, avendo il midollo osseo molto malato. Quando te ne sei accorta? Quando è successo? Avevo pochi mesi di vita. Addirittura? Quindi sì, addirittura. Cosa vuol dire per te vivere a questo punto? Cioè come ti sei organizzata? Cosa sei costretta a fare? Scusami il termine, la definizione. Sono costretta a subire trasfusioni ogni 17-18 giorni di globuli rossi. E questo perché il mio midollo osseo non funziona. Sono nata con una malattia che si chiama talassemia major o anemia mediterranea major, e senza sangue non si può vivere. Dottoressa Cristina Paci, quanto sangue occorre a questa ragazza per vivere? In sostanza, quanti donatori servono? A lei non mi conosce naturalmente i donatori, ma tecnicamente persone devono donare per salvare, per mandare avanti la sua vita? Sono abbastanza diretto, eh? Sì, almeno 4 ogni mese. 4 donazioni al mese? Sì. Almeno lei dovrebbe avere bisogno all'incirca di 4 unità mensili. Ecco, immaginiamo che non sarà l'unico caso, ce ne saranno altri. No, anche nel nostro centro trasfusionale c'è un gruppo di pazienti affetti da talassemia major che appunto afferiscono al nostro centro per le trasfusioni. Ecco, Antonio, visto che il tuo forse è l'associazione più vecchia, no? Se mi passi il termine, cos'è? Bussano alla porta, chi è che viene a cercarti, Antonio? Ma senti, qual è il donatore che si presenta da te? Cosa ti dice soprattutto? Cosa ti vuole sapere? Cioè, il problema di trovare i donatori e di cercare di mettere in testa alla gente che questo è un servizio, noi lo facciamo tramite soprattutto i giovani, tramite le scuole, tramite lo sport e le associazioni, perché è l'unica cosa che ci viene in mente, che ci è sempre venuta in mente, che si è sempre portata avanti, ci ha dato risultati. Perché tu fai divertire il ragazzo, gli fai conoscere quelli che sono i problemi della vita, e allora riesce a prendere anche il genitore o l'amico che viene e ti dà una mano. Poi noi abbiamo la fortuna, a Castiglione siamo un piccolo paese, insomma non si arriva neanche a 2000 abitanti, di avere un capogruppo che lui giornalmente si dedica ai donatori. Alvaro Rodi, perdonami perché lui se lo merita, che conosco bene tra l'altro, sì, mi correggo, perché veramente ci dà il cuore, e in questo sistema siamo riusciti a mantenere il numero dei donatori, perché nell'arco dell'anno, insomma, degli anni reperti, siamo riusciti a mantenere, certo, questo regia, numero. Ci fate vedere a schermo grande le foto che abbiamo preparato. Presidente, a me pare che il donatore sia sempre sorridente, sia sempre felice. È così o mi sbaglio? Sicuramente è così, perché quando si dona qualcosa e si dona per la vita, ovviamente si ha un ritorno in termini di soddisfazione, in termini di tranquillità psicologica, con la certezza di aver fatto veramente del bene a una persona. Certo. Questo rende felici, no? Essere utili, esatto, secondo me aggiunge molto alla vita, certo, di noi stessi. Quando ci si alza da quelle poltrone, certo, dopo aver donato, veramente ci sentiamo diversi. Utili anche. Utili. Sì. Massimo, io partecipo ai tuoi pranzi, alle tue scene conviviali, ma come fai ad avere 300 persone con te, prima la messa, e tutti i gonfaloni, poi la scena, anch'io sono sempre invitato e grazie per questo. Come fa a avere tutto questo seguito? Te lo chiedo ogni tanto. Tra l'altro è pochi anni che fai questa cosa, se certo, non sbaglio, no? No, è pochissimo. Anzi, sono il terzultimo gruppo nato della provincia d'Arese, siamo il 24esimo. Niente, noi abbiamo puntato tutto anche noi sui giovani, perché poi chiaramente i giovani hanno un loro modo di esprimersi e di comunicare tramite i social.
e affidando a loro questo, diciamo, tra virgolette, servizio, mm-hmm, e responsabilizzandoli un po' di più del normale, ecco, è venuto fuori, non dico un gioco, perché un gioco non è, però insomma, ecco, ha fatto molta aggregazione. Hanno fatto, si sono riuniti da soli, abbiamo creato questo gruppo giovani che è stato un successone. Noi abbiamo dato dei finanziamenti così per sostenere il tutto. Poi dopo il resto l'hanno fatto da sé, portando dentro altri amici degli amici, certo, e via dicendo. E quindi fate 300 persone almeno? Abbastanza, più invece o meno. Invece in tutti sono 600, quindi ancora di 680, più. 680. Un numero che mette i brividi, veramente impressionante. Non sono tutti donatori attivi, come però... Però siete lì a stimolarli. Bisogna stare dietro. Allora, adesso andiamo a vedere un po' la vita di Francesca. Abbiamo seguito la sua giornata, la sua mattinata ad Arezzo. Prima però, regia, mi preparate la cartolina, quella che vogliamo far vedere in 30 secondi. Riassumiamo un po' i concetti fratres. In attesa della cartolina, Luciano, ma mi dici come fai a dire la tenia 50 anni e non avere mai smesso? Un momento di cedimento, un momento in cui basta, facciamo altre cose? No, 50 anni l'avete lì davanti agli occhi, ma è proprio così? Sì, non puoi dire basta, quando la cosa ti prende fino in fondo, devi arrivare. Io ho avuto il babbo che era primo presidente di Laterina, quindi è stato abbastanza più facile per me seguire il tutto. Mi ci sono trovato da piccolo e sempre avanti, sempre con forza. Senti, ti ho visto donare sabato scorso, eri di una felicità incredibile, ma come mai questo? Perché donare rende felici. Ecco. Cioè, proprio uno spot, un messaggio che devo mandare. Certo, donare rende felici. Andateci, perché donare rende felici. Beh, io più di così, che dici, Pietro? Più di così, certo, credo. Certo, difficile, certo, anche aggiungere qualcosa. Cioè, nel senso, cioè, hanno lo spirito giusto questi donatori, eh? Sicuramente, sicuramente. E noi confidiamo anche in loro perché si facciano portavoci presso, diciamo, amici, parenti. Sì, perché si può crescere sempre, esatto, no? Ma che sì, c'è un limite, note, è vero? Esatto, ed è importantissimo questo ricambio generazionale perché, come saprai, c'è un'età oltre la quale non si può più donare e poi ci sono le malattie che possono ovviamente colpire e frenare. Cartolina, regia, poi torniamo dalla dottoressa, abbiamo qualche curiosità. Prego, regia, cartolina adesso. Qual è la cosa più bella che hai donato? La cosa più bella che ho donato è il sangue. Sono donatrice di sangue perché fa bene agli altri, ma anche a me. La cosa più bella che ho donato è il mio sangue. C'è bisogno di te. Perché donare è semplicemente importante. La cosa più bella che ho donato è il sangue. Perché donare il sangue è un atto di carità. Dona sangue, c'è bisogno di te. Dona il sangue, c'è bisogno di te. Dona sangue, c'è bisogno di te. Dona sangue, c'è bisogno di te. Dona sangue. Fai la scelta giusta, entra a far parte dei gruppi Fratres della provincia di Arezzo. Prima di partire per le vacanze, ricordati delle cose importanti. Dona sangue. Lascia un po' di te dove c'è bisogno. Informati presso i gruppi Fratres di Bucine, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Laterina, Loro Ciuffenna, Pian di Scò, Ponticino, San Giovanni Valdarno. Ti aspettiamo. Insomma, è così facile donare, va bene Pietro, che basta raggiungere queste sedi che abbiamo annunciato ed è, insomma, certo, facilissimo. Certo. Dottoressa, ma io conosco tante persone che non hanno coraggio di donare. Forse si sente male, forse mi indebolisco, forse il mio fisico può risentirne, non me la sento, ho paura, tanto lo fanno gli altri. Che cosa si può dire sotto questo profilo? Allora, si può dire innanzitutto che donare è un atto molto semplice, che non c'è da avere paura di donare, perché donare non fa male, donare praticamente non mette assolutamente in pericolo la propria salute. Vengono utilizzati tutti i materiali sterili e monouso, la donazione viene fatta sotto stretta sorveglianza del personale sanitario che è formato e competente. Pertanto non c'è da temere. Certamente un pochino è diffusa la paura dell'ago, ecco, tutti, diciamo, quello, i giovani in particolare a volte ci dicono che hanno paura dell'ago, però questo praticamente lo si può superare, da una donazione all'altra passa. Vedi com'è facile? Perché preoccuparsi? Perché avere l'indecisione, vado, non vado? No, andare a donare sangue. Ma è facile o non facile? Vediamo questo filmato, regia, siamo pronti con il filmato. Adesso andiamo ad Arezzo, al centro trasfusionale San Donato. Antonio, tu hai un amico lì, eh?
Dottor medico, dimmelo te. Dottor Leon Bruno. Un personaggio, eh? È responsabile del centro trasfusionale. Perfetto, più volte ospite a Castiglioni, vero? Sì, è quello che ha dato un impulso alla donazione quando ancora si faceva nei paesi. Mi questo ricordo c'era una stanzetta, vero, a Castiglioni. Prima c'era si faceva con l'automoteca. La processione, prego. Perché il gruppo nostro è nato nel 64, quindi ormai è storico. Prima si faceva con l'automoteca, poi dopo in una stanza che ci aveva messo a disposizione l'ASL, e poi dopo tutti i problemi si prendeva il pulmino, si andava ad Arezzo a dare il sangue con due volte l'anno. Vedi? Con dei gruppi delle persone. Adesso non si può più fare, non si bisogna può andare più fare. Nei bisogna andare nel centro trasfusionale. Noi andiamo ad Arezzo adesso, scusa Antonio, non vediamo Arezzo, poi c'è Francesca, protagonista di queste immagini. Regia, ci siamo? Vai, via, servizio da Arezzo, poi dal Valdarno, adesso Arezzo. Barbara Arezzo, vengo ad Arezzo, è la prima volta che dono ed è una cosa bellissima, molto bella, molto bella. Sono arrivata circa un'oretta fa, circa, e però in poco tempo si fa una cosa meravigliosa per tutti, e quindi è una cosa molto molto bella, e quindi dovrebbero, almeno chi può nel senso, dovrebbe farlo assolutamente, è una cosa che moralmente tutti dovrebbero fare. È una cosa che ci ho sempre pensato e stamattina mi ho detto è una cosa che assolutamente va fatta, e fra 3 mesi insomma sono qua di nuovo. Sei iscritta a qualche associazione? No, ma mi iscriverò in questi giorni assolutamente, sì. Fatelo assolutamente, perché si può salvare tante persone, e quindi dovremo tante volte pensare di essere dall'altra parte, e quindi in quel momento lì, quando hai bisogno veramente, e poi ci sono persone di buona volontà, anche gli infermieri, i dottori molto preparati e competenti, allora ti senti come a casa, e quindi è una cosa che moralmente va fatta assolutamente. Grazie. Come si chiama? Mauro Bambini. Arezzo. Come è andata? Bene, un po' lunga ma bene. Penso che è una cosa bella poter aiutare chi ha più bisogno di noi. Sono 3-4 anni, sì. Oggi è una nuova esperienza, hanno fatto diciamo una donazione, chiamiamola concentrata, non so di preciso, però so che aiuterà un'altra persona fra un paio di giorni. Dove ci troviamo? Al centro trasfusionale dell'ospedale di Arezzo, né in questo caso nella sala donazione. Qui i donatori possono venire tutte le mattine dalle 8 alle 11 per fare la loro donazione, o con appuntamento o senza appuntamento, come vogliono ovviamente i donatori, quelli che decidono di donare il sangue, perché il sangue, essendo un farmaco, è un farmaco però che non si fa in fabbrica, in laboratorio, quindi per forza di cose abbiamo necessità dei donatori che ce lo vengano a dare, a fare la loro opera di generosità quotidiana. Bisogna avere almeno 18 anni, pesare 50 kg, star bene in salute e fare una vita, non dico morigerata, ma una vita regolare. I nostri donatori vengono e sono contenti di quello che fanno. Fa bene anche allo spirito donare, oltre che al corpo. La donazione in sé per sé dura una decina di minuti al massimo. Per essere sempre più numerosi, pensate che non abbiamo altra possibilità di avere il sangue se non tramite i donatori, e pensate che ce n'è sempre bisogno tutti i giorni, perché cominciamo a diventare tutti più vecchi, abbiamo tutti quanti più bisogno di un sacco di cose, tra le quali anche il sangue. Molti frates da voi? Molti di tutte le associazioni. Francesca è una nostra paziente che ha necessità, è una di quelle che ha necessità di fare trasfusioni periodiche da quando è nata. Quindi capite bene che abbiamo necessità di persone che lo vengano a donare. È come lei, per vivere dipende, ma insomma diciamo che all'incirca è una cinquantina, 50, tra le 50 e le 60 sacche all'anno. Per me, per il momento, è qualcosa che faccio con passione e mi diverte.
Eccoci qua, Francesca, ti sei emozionata nel rivederti? Eri tu? Ero io, sì. Beh, fa sempre un certo effetto, comunque. Alla fine, quando riguardo determinate cose fatte da me sempre per sponsorizzare la donazione del sangue, penso che quella ragazza lì possono essere tante, quindi certo. Non sempre vedo soltanto me stessa in queste cose, insomma. Assolutamente, parole bellissime. Io ti farei anche un applauso, guarda, non siamo molti, ma Francesca la incoraggiamo perché ci dà una grande forza, una grande, vero Pietro, sì, presidente? Poi, va anche detto un'altra cosa, che Francesca ci dà una grossa mano nella promozione della donazione del sangue nella provincia. Ogni volta che la invitiamo partecipa volentieri alle nostre manifestazioni e soprattutto è presente quando andiamo nelle scuole. Ecco. Perché l'esperienza, giovani, l'esperienza certo. Diretta, la testimonianza, ecco, di chi veramente ha bisogno del sangue è quella che colpisce di più i nostri giovani. Assolutamente. E, tra l'altro, a proposito di anche soddisfazione, una fratre se fa una premiazione annuale o qualcosa del genere, sì. Vero Luciano? Sì, sì. Cioè da voi ci sono donatori che hanno, non so, 50 donazioni? Sono 50 donazioni, ecco, 70 donazioni. Anche 70? Sì. Ci sono. Perché ricordiamo che si può donare il livello, qual è, dottoressa? 2-3 volte l'anno, per fare un'ipotesi? La donazione di sangue si può arrivare a 4 volte l'anno. 4 volte l'anno. Però le donne in età fertile possono donare 2 volte all'anno. Quindi volendo uno può fare anche 100 donazioni nella vita, ci può anche arrivare. Ne può fare molto di più. Anche molto di sangue, per la donazione di sangue. Perché poi la donazione del plasma, che è un componente del sangue, può essere donato con molta più frequenza, anche ogni 14 giorni. Ci spieghi in parole semplici, sangue e plasma, dove sta la differenza? Dove vengono impiegati questi due nomi particolari, sangue e plasma? Il sangue intero è il sangue come siamo abituati a pensarlo e a vederlo, con tutti i suoi costituenti. Mm-hmm. Il plasma è una parte del sangue, che è un liquido giallastro che ha un contenuto proteico, dentro ci sono i fattori della coagulazione, oltre tante altre cose, e questi sono utilissimi per bloccare l'emorragia. Perfetto, abbiamo 7 minuti e 40 secondi, vi ricordo che poi nella seconda parte avremo con noi in studio Bucine, Castelfranco, Loro Ciuffenne e San Giovanni, quindi naturalmente avremo tanto spazio per conoscere gli altri associati. Pietro, in questi minuti facciamo un po' di promozione su quello che fanno questi amici, possiamo certo. Fare questo? Sì. Antonio, cosa succede il 7 dicembre a Castiglion Fibocchi? Ma facciamo la nostra festa d'inverno tradizionale. Uh-huh. Si consegnano 2 borse di studio, una alla scuola media di Castiglion Fibocchi, che sono ormai 23 anni che la facciamo, praticamente gli sponsorizziamo il corso di madrelingua inglese per i ragazzi, e l'altra va all'associazione Neuroblastoma del Gaslini di Genova, e quest'anno devo dire che è una cosa anche abbastanza particolare, perché un ragazzo che si è sposato a agosto non è andato in viaggio di nozze, e una parte del ricavo di quello che ha, esattamente, una parte del suo, della quota del viaggio di nozze lo dà a Gaslini giovedì 7 dicembre. Guarda, io direi non ci sono parole. Fa una borsa, è un ragazzo di 30 anni che per riprendere la dottoressa, a 30 anni scarsi, giocava al pallone con Emanuele. Col figlio? Tuo. Con mio figlio, certo. Sì. E ha già ben fatto 50 e rotte donazioni, perché da tutti i mesi va a dare, o quando non dà il sangue dà il plasma. Giovedì doppia intervista almeno, sicuramente facciamo questa borsa di studio, questa festa, insieme ai ragazzi. La Francesca si è venuta, e poi dopo si gioca a tombola, cioè, si mangia le castagne, è un modo conviviale per stare insieme, per divertirsi. Questi sono i frati, esatto. Prego, c'è un impegno, quindi, oltre che nella donazione, anche nella promozione. Esatto. E sono tantissime le iniziative, come avrete capito, curate anche dal Consiglio Provinciale. Abbiamo negli anni passati fatto diverse manifestazioni, diverse iniziative, tra le quali vorrei ricordare per esempio lo spot che abbiamo visto poco fa e quello che vedremo al termine della trasmissione. Per 2 volte abbiamo fatto 2 campagne molto importanti sugli autobus, 35 autobus della provincia hanno percorso le strade e i nostri borghi con i nostri manifesti, certo. Con i nostri inviti a donare il
Sangue, perché ecco, siamo impegnati nel coordinare i nostri donatori, ma anche nel diffondere tra la nostra gente la cultura, cioè, della solidarietà e del dono del sangue. A Ponticino, Massimo, cosa fate? Fate qualcosa di simile? State pensando a qualcosa di anche innovativo, se vogliamo, per far conoscere ancora di più la vostra realtà, il vostro impegno? Noi momentaneamente diciamo siamo un po' fermi, ma non perché non abbiamo voglia o mancanza di idee, no. C'è un accavallarsi, sempre presente, c'è un accavallarsi di manifestazioni, di feste, quindi è bene non darsi noia. Il prossimo impegno che abbiamo è gennaio. Più o meno, ora la data non è da stabilire, è la consueta scena dell'IPD che riguarda le persone down. Con il ricavato viene dato a questa associazione. Il nostro gruppo chiaramente, non lo diciamo spesso, insomma, con le varie iniziative che facciamo durante l'annata, lo scopo principale è la solidarietà. Si guarda i disabili, gli anziani e, non dico come appuntamento fisso, però qualche volta anche la Caritas. Perfetto, quindi insomma, siete inseriti nell'aspetto sociale della comunità oltre di Ponticino e non solo. Oltre chiaramente il proselitismo fratres, che questo chiaramente è la cosa principale. Certo. Luciano, la Terina come sta? E poi questo 50esimo, siamo curiosi di sapere cosa state pensando di fare. Stiamo pensando di fare, stiamo facendo con delle scuole, un progetto con la scuola, e sarà gestito molto dai giovani del gruppo della Terina, e poi ci sarà la festa vera e propria della domenica del 13 per ricordare quello che è stato fatto fino ad oggi. Nel frattempo, a fine gennaio, primi di febbraio, ora da decidere, siccome alla Terina abbiamo messo 4 defibrillatori noi come gruppo Fratres, cosa importantissima, abbiamo da rifare il corso per la gente, perché sennò si dimenticano, tanto vanno fatti di continuo, e quindi abbiamo quello. Sì, perché poi non basta comprarsi la macchinetta, ma ci vuole poi chi ha fatto il corso e quindi la può usare, intervenire in caso. Quindi va dice fatto, che non serva mai, però è quando serve. E poi ci si butterà proprio, proprio per la festa. Farete a primavera, immagino? 12 e 13 maggio. Ah, già le date, prontissimi. Mi saluti Danilo Cerbai quando sei volentieri, a casa, volentieri, perché è un grande amico, lo conosco dalla vita, anzi lo saluto, quindi lo ringrazio anche per tutte le cose che fa, siamo a te naturalmente. Carissimo amico. Vero. Dottoressa, domanda clamorosa, tremenda, ma senza donatori lei come farebbe? Non come farei io, come farebbero i pazienti. Senza i donatori si ferma l'ospedale. Ma è chiaro questo, perché ma lo sanno questo tutti. Concetto deve essere chiaro, perché senza donatori non c'è sangue, senza sangue non si fanno interventi chirurgici, non si fanno le chemioterapie ai pazienti che sono affetti da tumori, si blocca praticamente un intero sistema che è appunto l'assistenza, ma insomma, signora, l'ospedale. Ma questi sono veramente importanti, eh? I donatori sono forse fondamentali. Non lo sanno neanche, o lo sanno? Noi sì. Non ci interessa. Non vi interessa sapere, questo è anche bello. Pietro, le parole della dottoressa sono precise e pertinenti. Non dobbiamo cercare di fuga. Insomma. Non perdiamo occasione per ricordare a tutti che il sangue non si fabbrica nei laboratori, ma si dona. Certo. Per cui se vengono a mancare queste persone che liberamente, spontaneamente, gratuitamente fanno questa scelta, come diceva la dottoressa, si ferma tutto il sistema trasfusionale. Abbiamo 1 minuto e 25 secondi, come lo gestiamo, ragazzi? Che cosa vi viene in mente? Massimo, Francesca, contate voi, io vi lascio chiudere poi aspetto gli altri associati qua. Chiaramente io, oltre che ringraziare tutti i donatori della Frates di Ponticino, mi viene proprio dal cuore salutare una persona, la più importante, vai, quello che ha dato il là a questo gruppo, che è Don Luigi Granelli, l'anziano parroco che in questo momento... 100 anni? Siamo giù di lì, 98 credo, 97, 98. L'ho conosciuto anch'io, come sai. Ecco, è stato lui quello che ha dato il là alla situazione, interpellando il sottoscritto, che io incredulo, non sapevo da che parte fare. Abbiamo 40 secondi, Chi è che li finisce questi secondi? No, un appello va fatto ringraziando tutti i donatori, di tutta la provincia d'Arezzo e soprattutto del nostro Val d'Arno
è un appello a continuare a dare certo. quello che stanno facendo. Noi ci vediamo il 7? Il 7 di, 7 dicembre. Di dicembre, giovedì. Luciano, grazie, in bocca al lupo per i 50 anni. Grazie. In bocca al lupo veramente. Pietro, resti con me. Sì, mi raccomando. Anche la dottoressa resta con noi. Volentieri. Poi c'è anche uno spazio giovani, ma tra pochissimo Bucine, Castelfranco, La Roccia Ufenna, San Giovanni Valdarno. Fra pochissimo. Beh, un grandissimo regalo quello che ci hanno fatto i Fratres questa sera, perché sono venuti qui a trovarci in studio ben rappresentati. Adesso abbiamo altri 5 gruppi, se non vado errato. Cominciamo da San Giovanni. Intanto, ecco, ringrazio il presidente provinciale Pietro Ganganelli, naturalmente lo conoscete, rimane grazie, grazie. Con noi per tutta la sera, indubbiamente grazie. È stato il promotore e organizzatore di questo appuntamento televisivo in diretta. Allora, San Giovanni Valdarno, Alessandro Tommasi. Alessandro, i numeri del tuo, della tua associazione, quanti siete come donatori Fratres a San Giovanni Valdarno? Sì, innanzitutto buonasera, siamo circa 120 donatori attivi e parliamo di circa 160 donazioni annuali. Quindi ci sono anche i giovani, perché tu sei molto giovane. Sì, sono presidente giovanissimo. Sì. Siamo giovanissimi, il consiglio è giovanissimo, sono il presidente, ma non sono comunque il più giovane del consiglio. Ah, c'è chi dibatte addirittura. Sì, 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 assolutamente. L'età media è comunque bassa, ecco. Già da quando siamo stati fondati, insomma, è stato un po'. Dov'è la vostra sede? Gruppo. Dove vi trovate? In via Largo Vetrai a San Giovanni, è vicino a sopra il Circolari. Non lontano da vecchio ospedale, tutto sommato. Più o meno, si è sempre nella zona del centro, sì. Perfetto. Castelfranco, un amico, un grande amico, Domenico Astorino, grazie Domenico per essere con noi. Prego. Tra l'altro ci hai anche accompagnato, lo dico, quando abbiamo girato delle immagini all'ospedale del Valdarno, adesso le vedremo. E anche tu, certo. Grande senso d'appartenenza. Come sta Castelfranco? Avete dei buoni numeri? Tanti associati? Buonasera a tutti i telespettatori. Sì, posso dire che Castelfranco abbiamo un buon numero di donatori. Nonostante non sia un grosso paese, comunque abbiamo 140 donatori attivi che donano regolarmente, realizzando 240 circa donazioni all'anno. E noi, come tanti gruppi, siamo all'interno della Misericordia e c'è questo spirito fra noi e la Misericordia. Beh, che 140 su Castelfranco non è un numero basso, anzi, mi sembra Castelfranco è un paese sì, solo Castelfranco, nonostante il comune è unico, Piandiscò è rimasto Piandiscò come donatori, certo. Castelfranco, per cui i nostri numeri sono questi. Io saluto e ringrazio ancora per la presenza qua, rimasta con noi, la ringrazio doppiamente, devo dire la dottoressa Cristina Paci, responsabile buonasera. Del centro trasfusionale del Valdarno. Tra l'altro lei è stata utilissima, ci ha accompagnati in quel breve ma importante viaggio tra i donatori, vedremo delle immagini molto e anche emozionanti, devo dire. Grazie dottoressa, lo spirito grazie è sempre bello, quando accoglie, quando si aprono le porte ai donatori, lei cosa pensa, cosa dice? Quali sono le prime parole? A parte il classico buongiorno, c'è sempre, spero, insomma, il mio sorriso che li accoglie, e perché per me sono davvero preziosi, rappresentano proprio una grande, diciamo, una grande presenza. Non solo famiglia, ma presenza proprio, diciamo, viva della solidarietà civile. Del Valdarno, Pietro, sai, ci sono tanti comuni, Certo, quindi sì. Quindi abbiamo altri due comuni importanti del territorio. Sì, sì. In particolare mi colpisce sempre l'entusiasmo, lo vuoi presentare tu? Sì, sì, è il nostro Brocci. Fabio Brocci. No, Brocci, grazie, Fabio. Sì. Bucine, vero Fabio? Sì, Bucine. A parte che nella vita fa, non so quante cose fa nella vita. È vero. No, no. Non lo so, io non le conto più. Sono impegnato, ma la Frates è quella che mi impegna più di tutti, insieme alla Misericordia in questo momento. Assolutamente, tu hai un entusiasmo straordinario, vieni spesso a trovarci. Senti, riusciamo a salutare anche il tuo caro amico, certo. Che ci e lo salutiamo con grande affetto. Andrea, quindi... diciamo... ci regalate un primo piano ad Andrea, che è qui, che ci sta ascoltando. Quando è possibile tornate magari un attimo su di me, è il nostro personaggio, torniamo, facciamo salutare, ecco, magari anche con, ecco, adesso lo vediamo, certo, grande Andrea, è sempre vero. Più grande di tutti, ti accompagna sempre. Bucine, numero importante anche per voi? Sì, abbastanza, siamo abbastanza contenti. Come donatori attivi ne abbiamo 270, come diciamo donatori iscritti oltre 300, però quelli che realmente poi danno la donazione sono circa 270. Bucciano di fondazione, quando siete partiti? Com'è? Noi siamo partiti da non tanto tempo, siamo stati fondati 2008-2009. San Giovanni invece, scusa, torno da te? Noi abbiamo fatto 10 anni quest'anno. Ah, 10 anni? Quindi si parla, sì, di 2007. Perfetto, sì, 10 sì, anni, sì. Mentre Castelfranco, storia più vecchia? Noi ci siamo rifondati nel 2001, perché il gruppo esisteva prima negli anni 70.
insomma. Poi dai, si sono sciolti, non ne conosco i motivi, e nel 2001 ci siamo radunati un gruppo di siete persone per far ripartire questo gruppo perché si sa l'importanza del sangue. Assolutamente, Francesca la conoscete, la sua storia ci ha commosso tutti, magari ci ritorniamo anche perché abbiamo altre immagini. Invece Loro, Pietro, conosci la realtà? Loro, sì, Loro è un gruppo che praticamente va a braccetto con la Misericordia, con la Confraternita di Misericordia di Loro, e ogni volta che io partecipo alle loro feste mi colpisce veramente questa unione che c'è tra i volontari della Misericordia e i volontari del donatore di sangue, perché ricordiamolo ancora una volta, la Fratres è nata dal ceppo fecondo delle Misericordie d'Italia. Questo è un concetto chiarissimo. Francesco Gori, Francesco, ci sei tu stasera a rappresentare questa grande famiglia lorese? Sì, stasera sì, buonasera a tutti. Mi ricordo, la Misericordia ha passato 200 anni, vero? 200 anni l'anno scorso di luglio. Quindi sono già 201. 201. 201. E invece Fratres un po' più giovani forse. Sì, certamente, sì, siamo nati nel 1984, 33 anni fa. Abbiamo 148 donatori attivi, all'incirca facciamo sulle 210 donazioni l'anno. E un saluto clamoroso prima di tutto va mandato a tutti i donatori di sangue. Tutto Loro ci sta guardando, si può dire? Sì, penso di sì. Ho detto a tutti stasera, mi raccomando. Sì. Sì. Miei amici anche lì della Misericordia. Ah, tutti, certo, che loro fanno un grande servizio. Un grande... Come diceva Pietro, il presidente provinciale Ganganelli, noi siamo molto affiatati con la Misericordia. Quello che fa la Misericordia lo fa i donatori e i donatori fanno per la Misericordia. Asset, perfetto. Pietro, volevi intervenire sì, giustamente? Mi sembra opportuno ricordare anche il gruppo che questa sera non è potuto intervenire perché c'è un quinto gruppo nel Valdarno Aretino che è quello di Pian di Scò. Pian di Scò. Un gruppo antico, no? nato molti anni fa, che continua nonostante alcune vicissitudini ad andare avanti e a portare avanti il suo impegno. E Francesca, allora questa famiglia che te ne pare? Cioè, si fa anche amicizia, forse nella sofferenza, nel dolore, nelle necessità, ma si fa anche amicizia, è così? Si fa amicizia e si trova tanta umanità nei volti e nel cuore delle persone che donano. Questo è una cosa bellissima. Ma te ti senti speciale, cioè fai una vita piena di coraggio, di voglia di non arrendersi, come ti senti? Ma in realtà è speciale, in realtà chi è che va a donare il sangue è speciale. Io sono una persona che ha avuto, diciamo, la sfortuna di nascere con una malattia e non sarei sopravvissuta, non sarei qui se non fosse per i donatori, per cui io direi che gli speciali sono loro. Fabio, vi sentite la responsabilità di sono utile, salvo la vita a chi ha bisogno? È questo che vi spinge a donare? A queste... E anche a convincere gli altri a donare? Certo, davanti a queste belle parole che ha detto ora qui la nostra amica, mi rimane solo da dire quattro parole. Dire che il sangue è oro, ma non ha un valore economico, no, ma dà speranza di vita. Questa è la cosa che mi sento dire in questo momento dopo le parole che ha detto lei, che non penso abbia da dire altre parole. Poi sono qui e devo aggiungere un particolare. Bisogna che nel nostro territorio, che qui siamo davanti al nostro territorio, di dare la cultura, di portare avanti la cultura della donazione del sangue. Deve iniziare dai bambini, scuole superiori e avanti. Se si arriva a portare avanti cosa vuol dire donare il sangue, dare sangue e sorriso. La parola donare indica dare. Qui si è parlato di sorrisi quando uno va a donare. Penso la cosa più importante è questa, ci avviciniamo al Natale. Ma io ho visto, guarda, seguendo le donazioni, poi la dottoressa lo conferma tutti i giorni, il suo mestiere, il suo lavoro, poi vediamo anche le immagini dall'ospedale. C'è questo volto felice di rendersi utili, mi sembra che sia un valore aggiunto da tenere sempre in grande considerazione. Io ora vado sotto le feste di Natale, a dicembre vado a donare, secondo me è una donazione doppia. A dicembre? Sì, perché oltre a fare la donazione, che la faccio volentieri con sorriso, ci metto cuore. Chiaro. E quando veramente sono su quella poltroncina, non si chiama lettino, è una poltroncina, insomma, a volte guardo anche la televisione, quindi figuriamoci, ecco, è un'immensa soddisfazione. La dovessi descrivere e metterla su carta durerei fatica, perché è veramente una gioia. Molti dicono che la felicità non esiste su questa terra. Per me si arriva vicino alla felicità quando uno dona. È un obiettivo donare, diventa un obiettivo, Pietro, certo, non come dire un
dovere, una cosa forzata, un obiettivo per stare bene anche con se stessi. Una scelta di vita, una scelta di vita. Sì, che tutti quanti dovrebbero quantomeno porsi, insomma. Vi ritrovate in questo ragionamento Castelfranco San Giovanni, cioè chi si avvicina a voi viene convinto di fare del bene e quindi di sentirsi utili, importanti? Sentiamo Domenico. Sì, sì, certo. Tanti dobbiamo cercarli, convincerli per mandarli a donare. Tanti vengono loro a cercarci, certo, perché sono convinti di quello che fanno. D'altronde, donare, come hanno detto tutti, lo dico anch'io, è gioia e felicità. Quel giorno che ci siamo visti all'ospedale, che c'eri anche tu, io certo, avevo appena fatto la donazione. Come mi hai trovato? Raggiante, perché è una gioia. Assolutamente tranquillo, perché positivo. È una gioia. È una gioia. Prepariamo il filmato dall'ospedale Valdarno, da Santa Maria della Croce. Abbiamo delle immagini, soprattutto abbiamo le parole della dottoressa. Io la ringrazio perché è stata gentilissima, ci ha spalancato le porte. Siamo entrati davvero con una bellissima accoglienza e abbiamo fatto qualche immagine e anche qualche parola molto importante. Un aneddoto, Alessandro. Un amico che hai convinto a donare, che adesso ricordi, come hai fatto a convincerlo, cosa gli hai detto, dove hai battuto i tasti giusti, dai, facci questa confidenza. No, sono tanti gli amici che ho convinto a donare, quello sì, e tanti, come diceva prima Domenico, si presentano, vogliono donare, vogliono iniziare a donare. Alcuni abbiamo dovuto usare degli stratagemmi, quello sì, è vero. Quindi... Dimmene uno vincente, così si fa tutti poi, dai. No, uno purtroppo non c'è proprio una chiave, no. Però alcuni colpiscono più di altri, quindi il pacco di Natale o magari il pranzo che facciamo ogni anno. Quello fa famiglia. Piuttosto che gli eventi, i ritrovi, il ritrovo che facciamo tutte le settimane con il consiglio, insomma... Di mezzi ce ne sono diversi, sì, assolutamente. Fai altre cose nella vita o vivi per i fratres? No, faccio altre cose, sono vigile del fuoco qui alla caserma. Quindi sei un po' portato, no? Aiutare gli altri, sì. Un po' una caratteristica. Sì. Poi, questi sono modi per convincere? Ce n'è altri? Questi più curiosi magari possono essere questi, quelli più incisivi, sì. Poi noi ci impegniamo tanto nella pubblicità. Abbiamo bisogno di farci conoscere. Vedi, tanto Pietro, allora, eh? Sì, assolutamente. Sì. Quindi usciamo fra 2 settimane, usciamo con i manifesti 6x3, con i manifesti 70% a San Giovanni. Quindi abbiamo la consegna del pacco di Natale. Insomma, gli eventi sono diversi. Ci sono altri metodi che voi avete inventato, poi si va al filmato. Loro? No, qualche no, altra curiosità? Come diceva Tommasi, tramite gli amici... sono venuti a donare passaparola praticamente, come dice, una ciliegia tira l'altra e i donatori sono nati così, certo, un passaparola positivo. Allora regia, andiamo alla cartolina, al filmato dal nostro ospedale del Valdarno, il più vicino a noi come sede anche. Vediamo poi la dottoressa cosa ci racconta, perché ci spiega veramente come funziona la donazione, grazie alla dottoressa Cristina Paci. Prego regia, vediamo questo filmato. Buongiorno, loro fanno una donazione di plasma da aferesi e viene effettuata questa donazione di plasma con una macchina che si chiama separatore cellulare. Attraverso un kit sterile e monouso, il separatore aspira il sangue e lo divide nei suoi componenti. Nella sacca va solo l'emocomponente selezionato, che nel caso appunto, in questo caso, è il plasma. Con le procedure aferetiche si può donare non solo plasma, ma anche piastrine, oppure plasma piastrine, globuli rossi plasma, globuli rossi piastrine, cioè si possono fare vari tipi di donazione. È una donazione semplice, ben tollerata dal donatore, dura dai 30 ai 60 minuti sulla base del flusso sanguigno e dei parametri dell'emocromo come emoglobina, ematocrito e quant'altro.
La visita consiste nella compilazione di un questionario anamnestico, nella rilevazione dei parametri fisiologici, polso, pressione, peso corporeo e in un prelievo di sangue atto praticamente a valutare l'emocromo, che per evitare che ci siano situazioni come piccole lievi anemie che però impediscono la donazione, e poi anche test virologici per le principali malattie infettive trasmissibili con le trasfusioni di sangue, che poi sono l'HIV, l'epatite B, l'epatite C e la sifilide. L'età della donazione va dal compimento del 18° anno a 65 anni, ora però da 65 a 70 anni si può ancora continuare a donare a discrezione del medico. Questa è una scelta che fa il medico sulla base della visita di selezione del donatore. Le limitazioni sono queste, naturalmente come fascia d'età, poi è chiaro che ci sono criteri di esclusione sulla base di eventuali malattie praticamente organiche, oppure anche su alcune abitudini di vita che non concedono la possibilità di donare, come per esempio l'uso di stupefacenti, ecco, droghe in vena soprattutto. La donazione è un modo per tutelare la propria salute, perché il primo dovere del medico che fa la selezione è proprio la tutela della salute del donatore. Il colloquio anamnestico, gli esami che vengono fatti, il rilevamento dei parametri fisiologici allo scopo di tutelare la salute del donatore. Tutti gli altri tipi poi di esami, test virologici in particolare, hanno lo scopo anche di garantire la sicurezza a chi riceve il sangue della trasfusione. Bene, mi è piaciuto questo filmato, è stato molto interessante l'intervento preciso della dottoressa Cristina Paci. Tra l'altro io ringrazio Luciano che si è prestato, va bene, grazie Luciano, sei rimasto qua con Danilo Cerbai che ci segue senz'altro da casa. Io ringrazio anche i telespettatori perché stanno arrivando tante domande, tanti messaggi, ne filtriamo pochine perché il tempo in questa fase è molto stretto, però una domanda la possiamo lanciare e Francesca ce la puoi annunciare tu questa domanda tra le tante, prego. L'introduzione della fatidica agendona ha fatto allontanare molti donatori. Che cos'è l'agendona, Pietro? E poi la risposta forse alla dottoressa, immagino. Sì, dunque l'agendona è il nuovo sistema di prenotazione che la Regione Toscana ha introdotto da qualche anno per ovviamente migliorare la qualità della donazione in termini sia di quantità sia di gruppi che al momento servono al sistema trasfusionale stesso, insomma. Quindi limita? Esatto, cioè prenota. Il donatore deve rivolgersi al proprio gruppo d'appartenenza e fare la prenotazione della sua donazione. C'è proprio un file, un sistema informatico che ci permette di collegarci a questa agenda, è una vera e propria agenda, e scegliere il giorno e l'ora. Per cui, ecco, secondo me è una cosa positiva. Quindi, questa introduzione. Dottoressa, non ne ho limiti, ma un'organizzazione. Brevissima le chiedo, poi magari ci torniamo dopo, nell'ultima parte. Non è assolutamente un limite, anzi io ritengo che sia stata una grande intuizione da parte della Regione. Noi da quando l'abbiamo introdotta assistiamo a un flusso costante di donatori. Tutti i giorni ci sono quelli che sono programmati, prenotati, sempre presenti, insomma, non c'è un'adesione molto alta, si va intorno al 90%, 95% di adesione, fermo restando che chi non ha avuto la possibilità di prenotare può comunque presentarsi al centro e verrà fatto donare. Quindi non ci sono alibi, scusate, esatto. Si può donare senza nessun ostacolo. 6 minuti, li dobbiamo giocare bene, Alessandro. Allora, vogliamo far capire un po' cosa c'è nel vostro futuro, poi volevi fare anche dei ringraziamenti, insomma questo è il momento, dai, vai. Sì, Ale. Sì. Nel vostro futuro innanzitutto. Sicuramente il nostro gruppo è in crescita, dobbiamo crescere, San Giovanni può dare sicuramente molto di più e quindi ringrazio sicuramente tutti i donatori, ma mi rivolgo a chi non dona ancora.
Sicuramente questa è una possibilità di contattare noi, le frate degli altri paesi, le altre associazioni, non importa, l'importante è andare a donare, quello è fondamentale, perché la donazione è importante, insomma, l'abbiamo visto con l'esempio di Francesca prima. Certo. Sì, assolutamente, perché qui una scaletta, tante cose da dire, di cui parlare, ma in realtà l'esempio di Francesca è veramente importante. Lei prima ci ha parlato di circa, che ha bisogno di circa 50 sacche, 50 donazioni, equivalenti a 50 donazioni l'anno. 50 donazioni l'anno vuol dire che è un donatore periodico che va a donare regolarmente, ci mette circa 15 anni. Quindi, insomma, questo deve risuonare, insomma, è veramente una cosa importante. L'unione fa la forza. Esattamente, è l'unione che fa la forza, esatto. Esattamente. Sì, 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 più sì, uno, sì. Più uno, più uno, più uno si ottiene il risultato. Assolutamente. Volevi ringraziare qualche amico, qualche assolutamente, devo cofondatore, insomma, devo ringraziare veramente tutto il consiglio, certo. E tutti quelli che ci aiutano, extra del consiglio, perché senza di loro naturalmente non potremmo andare avanti. Un saluto particolare a Tommaso Pandolfini, che è il primo presidente, insomma, è lui che ci ha trascinato dentro questa avventura, insomma. Il tempo corre, Ale, allora grazie anche a te, a voi. Castelfranco, avete delle feste in programma, qualche iniziativa 2018? Noi ad aprile abbiamo la solita festa annuale per i donatori, facciamo il pranzo. Il nostro obiettivo è sempre quello di migliorarci, cercare sempre nuovi donatori, perché purtroppo vuoi per l'età, vuoi per qualche malattia che insorge, il gruppo si assottiglia, per cui bisogna sempre essere capaci di cercare nuovi donatori. Il nostro obiettivo è quello, aiutiamo nel nostro piccolo quello che possiamo, qualche persona bisognosa, partecipiamo ad altri eventi del paese e ci facciamo conoscere. Grazie Domenico, grazie tanto anche per la compagnia che ci hai fatto sabato scorso. Prego. Pietro, hai un suggerimento per Loro e Buce, visto che sono dalla tua parte, il tuo versante, questo? Hai qualche idea interessante per far crescere queste associazioni? Cosa vi dicono anche dall'alto, il vertice nazionale? Già loro si stanno dando molto da fare, onestamente. Hanno capito che, diciamo, è importantissimo il coinvolgimento dei giovani e soprattutto è importantissimo anche il loro legame con la Confraternita di Misericordia. Perché solidarietà non è solo donare il sangue, ma ci sono tante altre forme, insomma, per essere solidali, generosi, soprattutto oggi, in questo momento, insomma, in cui la nostra società sta attraversando un periodo un minuto a testa impegnativo. Allora, Loro Sciuffenna? Loro Sciuffenna quest'anno, in concomitanza sempre con la Misericordia, il gruppo Fratres vorrà fare Babbo Natale in questi giorni, il mese prossimo, certo. Di dicembre. E nulla, poi noi facciamo sempre la festa annuale di ottobre con il pranzo per i donatori. Quindi c'è stata da poco, praticamente. Sì, un mese fa. Li ho incontrati, vi ho incrociati. Sì. Nulla, poi ripeto quello che diceva Pietro, noi in concomitanza con la Misericordia siamo molto affiatati e il bene si fa anche non solamente a donare il sangue, ma anche a assistere, certo, chi ha bisogno di queste cose. Prossima trasmissione lascio 20 minuti a Fabio, perché lui ho fiume in piena, potrebbe per 20 minuti parlare da solo, è così Fabio? Certo. Ce la faresti? Basta, 20 minuti da solo? Anche di più. Ti sei divertito? Com'è? No, io sto benissimo perché clima, io come frates intendo fratellanza. Giusto. Quindi per me poter essere qui, salutare tutti i miei fratelli. Ci dai qualche nome storico di Mandibuci, né qualche famiglia? Ma, che si è contraddistinta in questi anni? Sì, abbiamo qualche amico? Sì, diverse famiglie. Qualche nome lo puoi fare? Comunque, no, penso, meglio di no. Penso tranquillamente di dire un saluto grande, immenso a tutti i nostri donatori, i nostri confratelli e consorelle, in particolare a questo consiglio Fratese, che tutti i mesi ci incontriamo, ci troviamo e realizziamo tante belle cose. Noi siamo su tutto il territorio nostro di competenza e partecipiamo a tutte le iniziative che ci sono nel nostro comune e bellissimo. Oltre, gite turistiche, sport, qualsiasi cosa che riguardi il nostro territorio, noi ci siamo dentro.
e vogliamo continuare a esserci, certo. Vogliamo restarci, quindi un abbraccio e un saluto veramente così a tutti, ciao e buon Natale. Grandissimo, ecco, a proposito, c'è la creatura Buon Natale, vero? Che poi ci farete vedere nei prossimi giorni. Sì. Regia, ce la mettete a tutto schermo così facciamo gli auguri Buon Natale a tutti, ma poi torniamo per la terza parte. Ok, sì. No, vediamola pure, eh. Ah, come l'avete disegnata questa cartolina, Pietro? Ma è una cartolina che usiamo per la verità da qualche, da qualche anno, esatto, è ambientata ad Arezzo, Piazza Grande, no? Ci sono i simboli del Natale e un importante messaggio che Natale è anche solidarietà, quindi ecco, per vivere veramente alla grande questo prossimo Buon Natale, ecco, cerchiamo di essere anche solidari. Vi facciamo un applauso, grazie davvero, torniamo qua in studio e dopo la pubblicità una parte particolare, vero, della serata per i giovani, 10 secondi per annunciarla, Pietro, anche sì, meno. Sì, nell'ultima parte troveremo i rappresentanti della Commissione Giovani Provinciale. Tra pochissimo, davvero, grazie. Grazie davvero. Bentornati in diretta, terza e ultima parte di questa bella serata dedicata alla Fratres Valdarno. Ci siamo veramente divertiti, Pietro, grazie anche per l'idea. Me ne hai parlato un mesetto fa, forse anche, sì, un mesetto fa, diciamo. Sì. E insomma, è stata una serata molto piacevole che vogliamo completare in bellezza, parlando di giovani soprattutto. Sì. E perché adesso ci buttiamo sulla Commissione Giovani. Come è nata? Ci vuoi fare una piccolissima anticipazione e poi presentiamo gli ospiti. Certo, prego, certo. Abbiamo già parlato dell'importanza del coinvolgimento dei giovani, per cui anche come Consiglio Provinciale abbiamo subito cercato di individuare le persone giuste, i giovani giusti che ci potessero dare una mano, perché ovviamente i giovani ascoltano volentieri il loro linguaggio, quindi certo, come meglio che i giovani siano ad invitare i propri coetanei ad abbracciare questa importante causa. Gli ospiti, allora abbiamo Paolo Mulè che è qui con noi, grazie Paolo per essere con noi, è un'amicizia con te ormai di qualche anno, diciamo sì, così, sì, grazie, grazie Castiglione Fibocchi, arrivo subito da te, poi abbiamo Gianmarco Benini, grazie Gianmarco, dalla Terina? Sì, dalla Terina. La dottoressa è rimasta con noi, tra l'altro ci sono 2 o 3 domande interessanti che adesso le faremo, dottoressa, quindi si prepari. Bene. Dall'altra parte, Fabio, sei rimasto volentieri, eh? Sì, sì. Il nostro amico di Bucine che tutti conoscono, ma ci presenti questo ragazzo giovane, certo, e anche appassionato, certo, vero? Certo, Andrea è un giovane che dà aiuto, mm-hmm, e cerca nuovi donatori, è inserito bene e dà veramente una mano a questa Frates. Sei contento, Andrea, di essere qua? Contento, sì, buonasera a tutti i telespettatori. Grazie Andrea, rimani pronto perché qualche domanda ci sarà anche per te. Bene, e poi grazie. C'è una ragazza giovanissima ma mi pare inserita bene, Lucia Gennai, vero Lucia? Sì, buonasera a tutti. Faccio un passo indietro, tu hai partecipato insieme ai tuoi colleghi al meeting nazionale? Sì, che cosa hai messo? Quest'anno. Dove è stato fatto, l'esperienza, raccontaci tutto. Allora, il quarto meeting nazionale Fratres, certo, giovani nazionale Fratres, si è svolto questo ottobre, mm-hmm, a Monte Catini Terme. Abbiamo partecipato io e i miei colleghi, sì, Paolo Mulè, e è stato molto interessante. Diciamo che il tema del meeting era generazioni in buona collaborazione. Infatti, come ci dice il titolo, mm-hmm, erano la collaborazione e la comunicazione, che è molto importante, fra i giovani e i meno giovani, diciamo così, perché anche il modo di comunicare è fondamentale. Senti, ci fai capire se i giovani sono interessati, ce ne sono tanti, hanno a cuore questi argomenti, oppure anche te sei tra quelli che di noi in giro sono un po' distratti, non li coinvolgiamo troppo bene? Cosa è emerso da questo meeting? Secondo me ci sono molti giovani che sono interessati, infatti al meeting, mm-hmm, eravamo un centinaio di giovani provenienti da varie regioni dell'Italia, quindi è stato un bel meeting, si è svolto in 2 giornate e siamo un gruppo ben unito. Certo. Però nel nostro territorio non è poi così facile trovare giovani, mm-hmm, disposti anche a far parte del nostro gruppo provinciale. Noi ci stiamo impegnando, cerchiamo di fare, certo, sempre il possibile, certo, per trovare nuovi giovani, nuove figure da inserire nel nostro gruppo. Ecco, la Commissione Pietro è nata proprio per, come dire, trovare terreno fertile per i giovani, cioè i giovani attirano i giovani, quindi facciamo questa commissione affinché, esatto, abbiano un percorso magari diverso dal vostro. Certo, certo, l'impegno principale di loro giovani è quello della promozione, mm-hmm, e quindi trovare manifestazioni, eventi
riservati ai giovani per poterli poi sensibilizzare, insomma, sul tema della donazione del sangue. Perfetto. Tra l'altro leggevo pochi giorni fa una recente indagine a livello nazionale che parla del 66% di giovani che sono interessati a diventare donatori di sangue. Però ecco, poi dopo si tratta di diciamo di far concretizzare questo interesse, di far emergere questo interesse. Li avete interessati questi ragazzi con uno spot pubblicitario, vero? Sì. Avete scelto molti giovani, anche Paolo mi pare ci sia, anche Gianmarco forse. Comunque vediamo. Gianmarco ancora non faceva parte della commissione. Sarà nel prossimo, va bene. Okay. Però lo abbiamo filmato, ve lo facciamo vedere volentieri perché insomma dà un taglio diverso, più brillante, più spumeggiante, sì, non ce ne vorranno quelli come me o come ma purtroppo. Invece i giovani vogliono i giovani. Come li catturiamo questi giovani? Anche con questi filmati. Vediamo quello che ci fa vedere adesso la nostra regia. Prego. Scana, migliaia di pazienti vivono grazie alla donazione di plasma, sangue e piastrine. Il loro volto è uguale a quello di chi dona il sangue. Il loro volto è uguale al tuo. Siamo fatti tutti dello stesso sangue. Per donare sangue bastano solo pochi minuti. Per chi lo riceve vale una vita intera. Anche il tuo dono è prezioso. Unisciti a noi. Fai vincere la vita. Dona sangue, plasma e piastrine. Informati presso i 26 gruppi Fratres della provincia di Arezzo. I gruppi Fratres del Valdarno li trovi a Bucine, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fibocchi, Laterina, Loro Ciuffenna, Pian di Scò, Ponticino, San Giovanni Valdarno. Beh, insomma, complimenti perché è efficace, incisivo, questi bei volti giovani. Paolo è stato un attore, ho visto, ha interpretato. Era una delle nostre prime uscite come Commissione Giovani dopo la fondazione di un anno e mezzo fa. E abbiamo scelto la location del Prato di Arezzo proprio per, visto che rappresentiamo la provincia di Arezzo, il cuore di Arezzo, certo. È il Prato, la parte più emblematica. E in questo spot abbiamo, come si vede bene, ci siamo noi ragazzi che passiamo il testimone, che è il nostro logo della Frates, a chi ne ha bisogno, al ricevente, diciamo. Quindi le persone come Francesca, che era qui prima con noi, e altre persone, c'era un signore che aveva avuto bisogno di sangue in seguito a un incidente, quindi era stato soggetto a una trasfusione. Certo. E questo spot l'abbiamo, come detto, fatto con l'ottica di metterlo sui social network, in internet, e poi di utilizzarlo nelle varie campagne pubblicitarie che abbiamo fatto presso Luci Cinema di Arezzo e anche qui nel Valdarno. Quindi insomma, cominciate a essere sempre più conosciuti, l'obiettivo è uscire anche da un territorio di amicizia, ma andare anche oltre. Tra l'altro, Pietro, mi dicevi che oltre a Francesca c'era anche un'altra ragazza almeno. Esatto, sì. Possiamo anche rivedere, se volete, senza audio, senza in passare con le immagini. Esatto, sì. Oltre alla possiamo anche salutare, se vuoi, Pietro. Oltre alla Francesca c'era una sua collega di Anghiari. Anghiari, ok. Di Anghiari, che anche lei, con il problema della talassemia fin dalla nascita, è riuscita comunque a sposare. Ecco, rivediamo il filmato. E a dare alla luce due gemelli. Ah, addirittura. È diventato un caso internazionale, questo, di una ragazza talassemica fin dalla nascita, che è riuscita a fare una vita normalissima fino al punto di dare anche questa ragazza vita. Qua questa l'Elisa, se ci ascolta la salutiamo con grandissimo affetto, davvero. Ciao Elisa, ciao. Esatto, e lo slogan finale è quello che siamo fatti tutti dello stesso sangue, quindi questa fratellanza che ci unisce e che ci deve portare ovviamente al momento della buona salute a pensare anche a quelli che purtroppo non l'hanno persa e non ce l'hanno. Assolutamente. E vorrei coinvolgere anche Gianmarco per conoscervi ancora meglio, poi dottoressa si prepara due domandine, gliele facciamo volentieri subito. E Gianmarco, ti volevo chiedere appunto in provincia di Arezzo che eventi avete fatto, che attività state svolgendo, insomma fai un minimo di promozione anche al vostro lavoro. Certo. Prego Gianmarco. Certo, nella provincia di Arezzo stiamo svolgendo come volontari anche degli interventi all'interno delle scuole come volontari Fratres, e questi interventi sono fatti anche con una formazione di base. Questa formazione di base è stata ottenuta grazie a degli incontri. L'ultimo è stato a maggio, nella sede nazionale a Novoli, a Firenze, nel quale abbiamo partecipato sia io che la Lucia che Paolo.
è un incontro in cui ti spiega l'importanza della donazione, spiega la storia della donazione di sangue dell'associazione Fratres e anche le varie composizioni del sangue, quindi ti aiuta anche a capire ciò che fai, il gesto che fai quando te vai al centro trasfusionale. Varie iniziative come noi giovani, siamo coinvolti insieme a Pietro che ci sostiene sempre. Una delle iniziative più importanti è stata ad Anghiari a settembre, che siamo riusciti a riempire una piazza, infatti siamo molto orgogliosi di questo evento, chiamando i Sette Cervelli, che sono un gruppo molto famoso su YouTube, nei social, che è molto visto dai ragazzi per la loro simpatia in dialetto umbro. Quindi avete già il vostro seguito, avete i vostri canali, insomma state creando un rapporto con la comunità, possiamo dire, no? Sì, sì. È così. Certo, invece avete coraggio, uscite dal Valdarno, dalla provincia d'Arezzo, andate nel nazionale, insomma vi sentite di rappresentare questo sentimento? Sì. Anche a ottimi livelli, e diciamo. Devo dire che è un'esperienza bellissima. Immagino. A parte che si conoscono nuove persone, nuovi giovani soprattutto, ma non solo, perché anche il meeting nazionale a cui abbiamo partecipato, eravamo tanti giovani, ma c'era anche il presidente nazionale, il presidente regionale, Fratres. Sono emersi sentimenti positivi per il futuro oppure no? Sì. Speriamo di sì. È così? Sì. Sì. E soprattutto questo discorso della collaborazione e comunicazione, certo, tra giovani e meno giovani, perché è importante che i giovani prendano spunto dalle esperienze delle persone più anziane. Insomma, il ricambio è necessario. Sì, prima certo, o poi sì, ci sarà. Certo, sì. C'è bisogno forza, però anche di giovani, perché certo, hanno tante idee, certo, e non sono mai da sottovalutare. Vedi, questa la forza dei giovani. Certo. E noi come provinciale ovviamente siete felici, immagino. Siamo felicissimi e cerchiamo un pochino di sostenerli da un punto di vista economico, perché ovviamente le iniziative costano, però ecco, come consiglio non lesiniamo niente. Certo. Per queste manifestazioni. Si può fare un break con la dottoressa? A me non la ringraziamo perché senz'altro è rimasta qui con noi fino alla fine, ormai dobbiamo dire. Una domanda molto diretta: si può donare la domenica? Immaginiamo se rivolga al Valdarno, se lei sì, si può rispondere. Nel Valdarno, presso il nostro servizio trasfusionale, si può donare una domenica al mese. Ok, e sappiamo quale domenica, cioè la prima, seconda, terza o quarta, oppure no? Viene stabilita di mese in mese, perché deve essere organizzata sulla base anche delle risorse del servizio. Non voglio mettere in difficoltà, a dicembre già sappiamo quando si dona? A dicembre sappiamo quando si dona, quale il 17. Domenica? Il 17, quindi 17, metà sì, mezzo. La domenica prima di Natale praticamente. Sì. Un'altra domanda, noi non abbiamo i nomi, ma insomma le domande mi sembrano molto corrette. Salve, vorrei sapere se il sangue donato viene analizzato ad ogni donazione, anche se il donatore è abituale. Anche nel donatore periodico si fanno analisi sulla sacca di sangue donato a tutte le donazioni. È un obbligo di legge e serve a tutelare, in questo caso specificamente, il ricevente. Beh, vediamo se riesco a trovare qualche altra domanda. Pietro, tu volevi fare domanda a considerazione con la dottoressa, visto che qua... Io soprattutto ecco, volevo ringraziare la dottoressa, certo, per la disponibilità e la presenza a questa nostra manifestazione, a questo nostro evento televisivo, e sottolineare il bel rapporto che ci lega non solo al trasfusionale del Valdarno, ma a tutti i cinque trasfusionali della nostra provincia. I nostri donatori sono accettati, sono accolti veramente con il sorriso e si sentono veramente in famiglia, e questo è importantissimo, e noi come associazione cerchiamo di ricambiare con la massima collaborazione questa disponibilità dei trasfusionali. Si può fare qualche numero sull'ospedale del Valdarno? Quante donazioni, non so quale statistiche avete, 2016, non so, oppure il fino a... Prego, 2016 signora. L'abbiamo chiuso con 7.050 donazioni. Quest'anno diciamo il trend è in salita, per fortuna. In crescita. In crescita, sì, in salita in senso sì, di aumenta. Crescita, aumenta e penso che concluderemo con un più 250 donazioni bene. Rispetto al 2016. Si può fare una statistica per età?
Si comincia a 18 anni e si conclude teoricamente a 65, perché ora è possibile da 65 a 70 proseguire nelle donazioni a discrezione naturalmente del medico deputato alla selezione. Quindi le fasce cosa però ci la fascia ecco. principale di donatori è quella che va dai 35 ai 55 anni. Quindi ci siamo un'età adulta, quasi diciamo. Tutti, dai. Bene, bene. E, è vero che il Valdarno ha un grande spirito per il volontariato. Io vedo quanto, devo dire, con questo mestiere della televisione abbiamo scoperto, non so, centinaia di associazioni in Valdarno, una cosa incredibile, ma anche in provincia d'Arezzo evidentemente sì, è la stessa cosa. Sì. Quindi rispetto al nazionale, dottoressa, siamo messi bene? Siamo fra le province più attente alla donazione, si può dare questo rispetto al nazionale siamo messi bene, c'è una buona risposta da parte della popolazione, questo grazie all'impegno di tutte le associazioni che sono sempre costantemente presenti nel territorio. E siamo anche, diciamo così, a un buon indice di donazione, perché ci avviciniamo intorno a due donazioni per ciascun donatore iscritto alle varie associazioni. Insomma, una ottima media anche degli iscritti. Prego, Pietro. Sì, anche a livello provinciale i numeri sono positivi. Bene. Perché rispetto all'anno scorso, io mi riferisco ovviamente alle donazioni Fratres, nella provincia di Arezzo stiamo andando verso un 5% di donazioni in più, cioè si parla di quasi 200 donazioni a livello provinciale Fratres in più. E la provincia di Arezzo, proprio per questi risultati, risulta la più virtuosa tra le 10 province toscane. Beh, quindi siamo messi bene. Si può pensare un sogno, Pietro, cominciamo da Fabio, ad una grande festa, un giorno unico per tutti? È un'ipotesi, poi sentiamo il presidente, una giornata per tutti voi Fratres in provincia d'Arezzo, magari a turno si può cambiare paese, certo, cittadina. Certo. Fabio, tu ci staresti a un'ipotesi così? Certo, già queste iniziative ci sono. Ci sono, tutti insieme? Ogni anno, viene fatta la festa provinciale. C'è la festa provinciale. Quindi noi ora, io essendo nel Valdarno, spero che a breve si possa fare qui nel nostro territorio. Qual è stata l'ultima, Pietro? Montevarchi, San Giovanni, Busci. Dunque, siamo alla nona edizione, di questa festa provinciale e ogni anno ci spostiamo in una località diversa della provincia e tutti e 26 gruppi sono coinvolti in manifestazioni che ovviamente sono un'ulteriore occasione per di visibilità. Quindi questa l'abbiamo, movimento. Inventarsi altre cose o comunque no ecco, qualche idea c'è a livello nazionale. Fratres in piazza si svolge a maggio a livello nazionale. Sì. Cosa fate in quell'occasione? Cosa fate? Quelle attività di promozione che facciamo nel territorio a livello proprio nazionale, mettiamo Arezzo, abbiamo messo il gazebo della Fratres e chi si vuole avvicinare a noi li avviciniamo al mondo della donazione della Fratres. Questo è per il nazionale? No, è proprio la giornata Fratres in piazza. In piazza, sì. Ok, che fate ad Arezzo? Nello stesso giorno in tutta Italia. Perfetto. Quindi in ogni piazza ci può essere un gazebo, speriamo per ci dire sia in provincia di Arezzo era in Piazza Grande. Certo. Piazza Storia. Pietro, devo dire, mancano due minuti circa. Esatto, solo una precisazione prego. Riguardo alla festa provinciale. Sì, l'ultima edizione si è svolta ad Anghiari, faceva riferimento Gianmarco prima con il loro spettacolo di cabaret. La prossima edizione, quella 2018, sarà fatta nel Valdarno. Quindi Fabio, verremo. I 26 gruppi verranno nel Valdarno, ovviamente non si sa ancora sceglierete in quale vabbè, forse la Terina fa 50 anni, non lo so, potrebbe essere, magari ci siete già stati, non lo ci so. Siamo già stati, mi pareva sì, la mi Terina pareva. Ci siamo già stati mi sembrava abbastanza. Anche a me, esatto. Sicuramente Antonio, quindi si la Terina sicuramente no. Babbo Natale chi lo fa? Fa la frate Sabucci? Sì, Babbo Natale lo facciamo, abbiamo anche il Somarino, il Ciuchino, detto fra noi, nostro. Il carrettino c'è tutto. Della frate, sì. Quindi ogni anno più o meno ci portiamo per le strade del paese, vestiti da Babbo Natale, con il nostro Ciuchino, ci divertiamo, partecipiamo anche alla Befana, oltre a Babbo Natale. Oltre a Babbo Natale c'è la Befana. Anche a Castiglione so che Babbo Natale è già prenotato, vero? Sì, facciamo già la diversità. 24? Naturalmente. Sì. Posso dire l'ultima cosa io? Vai, allora, noi abbiamo un gruppo musicale, di cui fa parte anche Andrea. Bene. Siamo tre e partecipiamo a tutte le iniziative sociali, veramente, che riguardano il Valdarno. Ad esempio andiamo a suonare, a intrattenere alle case di riposo varie, giusto, che sono nel Valdarno, siamo andati sia venerdì che sabato a Montevarchi
e a Bucine. Bene. Quindi Andrea, tu che fai? Canti? Hai uno strumento che fa? Io sono il pianoforte. Sì, sì. Poi canto in un gruppo che si chiama The Music School di Bucine. Vedi quante cose fa Andrea, oltre che giocare a pallacanestro, so che domenica sarà in un torneo a San Giovanni e noi saremo anche presenti. Bene, bellissimo questo. E tu che... Laterina. Sì. Babbo Natale c'è anche la terina per i fratres. Luciano che fa? Organizza qualcosa? Ci state pensando, va bene. Se il presidente ci fa sorprese, niente.